allora io direi, vista la bella stagione, visto che le spiagge finalmente riaprono, visto che c'è questa voglia d'estate, di riprendere anche, visto anche che ho terminato la storia del Festival di Sanremo, non ho nient'altro da fare e quindi posso anche ricominciare a parlarvi di questa grande manifestazione e la sua storia, che è stata appunto il Festival Bar. Chi non ricorda il Festival Bar? Manifestazione storica che poi si è conclusa nei primi anni del 2000, che ha iniziato nel 1964. Io ho già realizzato, per quanto riguarda questa manifestazione, proprio 3 vlog precedenti a questo, per iniziare proprio la storia. Se vi interessa potete andare a vedere la storia del Festival Bar in Festival Bar Vlog, che appunto è una playlist all'interno del mio canale, così vedrete un po' tutta la storia del Festival Bar. Inizia dal 64 e oggi invece vi racconto la storia del Festival Bar del 1967. Buona visione. Dunque, la storia del Festival Bar rispetto a quella del Festival di Sanremo ha molte meno informazioni, nel senso che non ci sono grandi cose da dire, quindi mi concentrerò probabilmente molto di più sulle canzoni, sui partecipanti, chi c'era, chi concorreva, chiaramente parleremo dei vincitori, però non ci sono tutti questi gossip legati alla manifestazione come invece succede per Sanremo, dove anche realizzare un vlog che avesse la durata di 10 minuti diventava complicatissimo, perché le notizie erano talmente tante che a volte, talvolta, molto spesso, sforavo alla grande. Ho sforato tantissimo, mi sono venuti dei vlog lunghissimi che sono per gli appassionati, insomma, che vogliono seguire questo argomento. Festival Bar è un po' più spicciolo, un po' più snello, forse sarà perché è estate, chissà, è molto più snello. Allora, oggi vi racconto il Festival Bar del 1967, un Festival Bar che è esattamente il quarto Festival Bar che si tiene a Salice Terme, ed è quindi il Festival Bar del 67. Conduttori di questa edizione furono il patron Vittorio Salvetti, che non si è mai sottratto a fare anche il conduttore oltre all'organizzatore e direttore artistico, insieme questa volta a Daniele Piombi. I partecipanti del Festival Bar del 67 furono 24 e verranno suddivisi in 2 categorie: la serie oro, che comprende artisti già affermati, e la serie verde, che sarebbero gli artisti emergenti, e a questi ultimi viene destinato un premio speciale, cioè il disco verde, per quello che appunto vince. Il modo di decidere chi vince il Festival Bar, siamo ancora all'epoca dei jukebox, perciò c'è ancora il più gettonato, c'è ancora quello che più ha avuto passaggi nei jukebox d'Italia. E già io vi ho spiegato nel primo vlog come funzionava questo sistema, no? del conteggio dei gettoni, perciò se volete andate a rivedere il primo vlog dove io spiego come funziona il Festival Bar dei primi anni della sua vita. E quindi praticamente, diciamo, è questo quello che succede per il Festival Bar del 1967. Al Festival Bar del 1967 i partecipanti appunto furono 24 e furono suddivisi appunto in 2 categorie. Fra coloro che facevano parte della serie oro, perciò potremmo chiamarli i big, insomma, dell'epoca, che partecipavano al Festival Bar e si contendevano il voto con i gettoni del jukebox, erano i seguenti: a parte il vincitore Rocky Roberts, che vinse con Stasera mi butto, e diciamo che gli altri che parteciparono furono Salvatore Adamo, cantava insieme, Caterina Caselli con Sono bugiarda, Little Tony con Peggio per me, Ricky Maiocchi, Prendi fra le mani la testa, Orietta Berti cantava Ritornerà da me, poi c'era Gianni Pettennati, Lo sbaglio di volere te, I Nomadi, Dio è morto, una canzone fra l'altro rimasta appunto nella storia della musica italiana, Pino Donaggio, Un brivido di freddo, Vilma Goic, Se stasera sono qui, anche questo un grandissimo successo della musica anni 60 italiana, e poi c'erano anche 2 artisti internazionali, Tom Jones con Funny Familiar Forgotten Feelings e The New Vaudeville Band con Peek-a-Boo. Questi erano praticamente i partecipanti della serie oro, i big del Festival Bar del 1967, e il vincitore, come ricordo ancora, fu Rocky Roberts con Stasera mi butto. Nella categoria invece serie verde, quindi le nuove proposte del Festival Bar del 67, sarà difficile ricordarsi di qualcuno
Però probabilmente alcuni hanno lasciato un segno. Già vedo qualche nome che è rimasto poi nella storia della musica italiana, almeno fino alla metà degli anni 70, alcuni di loro. Vabbè, a parte che il vincitore, lo dico dopo il vincitore, lo dico dopo. Ok, fra i partecipanti al Festival Bar nella categoria Nuove Proposte del 1967 c'era Lino Alfieri, cantava Fammi un sorriso. I Balordi, domani devo fare una cosa. Lo Sbravos con Trapped, i Delfini, La speranza è giovane, Paola Musiani con La faccia tapa. Paola Musiani è una storia interessante, fra l'altro poi probabilmente forse farò uno spin-off. Andrea Lovecchio, che poi è diventato un grande autore della musica italiana, ha scritto delle cose bellissime, qui cantava e la canzone è Ho scelto Bach. Poi c'era Marisa Sannia, l'esordio di Marisa Sannia, questa grande interprete sarda, che ha fatto anche tanti festival di Sanremo. La canzone era Sarai fiero di me. Poi c'era Nicky, Tu dici ciao, Re Raff e i Copertoni, un gruppo che cantava qualcosa in più. I Ribelli, eccoli là, con Pugni chiusi. E poi Sonia, questa cantante che cantava Mama. La categoria Nuove Proposte però fu vinta da Albano, che vinse il disco verde con una canzone che è rimasta nella storia, nella sua storia anche, ma anche nella storia della musica italiana. E sto parlando di Nel Sole. Albano vinse il disco verde del Festival Bar del 1966. E siamo all'appuntamento con le canzoni e i dischi più venduti di questo Festival Bar del 1967. Allora, le canzoni che partecipavano al Festival Bar del 67, come già detto, erano 24. E quindi avremo adesso la possibilità di scoprire quante di queste poi sono diventate davvero la canzone per l'estate, nel senso che davvero hanno suonato così tanto da entrare nella classifica dei dischi più venduti dell'anno. Fra queste 24, ben 8 arrivano nella classifica dei dischi più venduti dell'anno. Allora, la canzone più venduta del Festival Bar del 1967 sarà quella che vince fra le nuove proposte. Perciò la più venduta in assoluto sarà quella di Albano con Nel Sole, che fra l'altro vince il disco verde del Festival Bar, ma è addirittura il quarto singolo più venduto dell'anno 67, perciò più grande successo di così. Al numero 14 c'è la canzone che invece vince il Festival Bar, Rocky Roberts con Stasera mi butto. Al numero 28 Sono bugiarda di Caterina Caselli. Al numero 31 Dio è morto dei Nomadi. Al numero 49 Se stasera sono qui Vilma Goic. Al numero 68 Pugni chiusi dei Ribelli. Al numero 76 c'è Insieme di Adamo. E al numero 92 Peggio per me di Little Tony. Questi sono praticamente i dischi più venduti del Festival Bar del 1967. E vi ringrazio chiaramente per aver seguito anche oggi questo video dedicato al Festival Bar. Allora, io sinceramente ho voluto riprendere questa serie di video. Non so quanto riuscirò a portarla avanti ancora, perché voi sapete che spesso l'estate per me vuol dire andare via, vuol dire partire, vuol dire fare stagioni all'estero, e dove non ho molto tempo per dedicarmi ai vlog, proprio questi composti dove racconto le storie. È più facile che magari faccio dei vlog, che vado a vedere i posti, vi faccio vedere un po' di mondo. Difficilmente riesco a dedicarmi, a ritagliarmi un momento tranquillo in cui posso realizzare un vlog di questo tenore, o comunque con questi argomenti. Però non si sa mai, non si sa mai, dipende un po' da vedere come va, io la riprendo e poi si guarda, potrà durare anche tutta una vita questa serie, perché ogni volta la voglio lanciare d'estate e ogni volta d'estate sono occupatissimo. Però allora, oggi quindi il Festival Bar, la storia del Festival Bar. Volevo ricordarvi che nel mio canale c'è l'intera playlist, che per ora è piccolina, chiaramente perché il Festival Bar è iniziato nel 64, oggi sono nel 67, perciò avete solo 4 video da vedere. Uno fra l'altro lo sto tagliando proprio adesso, ci sto lavorando perché per questioni di copyright è stato bloccato da tempo. Insomma, ho dovuto riprendere in mano la situazione e oggi invece vi ho voluto raccontare il Festival Bar del 1967. Se quindi vi interessa l'argomento, potete andare a vedere nel mio canale l'intera playlist dedicata, che è appunto il Festival Bar Vlog, e dove dentro ci sono tutta la storia del Festival Bar. Va bene? Perfetto. Io se vi fa piacere, anche a me fa piacere, se vi iscrivete al canale, vi aspetto al prossimo vlog e alla prossima volta. Ciao da Ale!